Buonasera a tutti, ben ritrovati per l'ultima giornata di Passaggi Festival e per gli aperitivi di scienze a Luce Lì in Belverde. Ci ha fatto piacere avervi qua, frequenti tutte le serate, e oggi per l'ultima serata abbiamo con noi di nuovo il rettore dell'Università Claudio Pettinari, l'Università di Camerino, e il docente di storia dell'arte Alessandro Del Priori, che ci parleranno di scienza e arte, come al solito, a modo loro, in una maniera tutta particolare. Vi auguro un buon ascolto, una buona visione e buon divertimento. Buonasera, intanto vi informiamo che io e lui giochiamo e scherziamo sempre, e questa cosa che facciamo è assolutamente diversa tutte le volte. E io sono la persona fortunata, perché la cosa la penso io, lui non la sa e sarà chiamato in causa ogni volta a spiegare e a dare delle risposte a quelle che sono le mie domande. Non sappiamo come verrà, quindi ci scusiamo prima, perché questa sera poi abbiamo creato anche una scenografia diversa, quindi ci aiuteremo con delle immagini, e quelle immagini di quadri dovranno aiutarci a far passare questi tre quarti d'ora, quest'ora insieme. Se mi facevi vedere prima era meglio. Forse potevo farti rivedere prima, però. Va bene. Allora, il tema è scienza e arte. Io sono un tipo estremamente rispettoso, ma anche poca memoria, quindi non mi ricordo che cosa ha detto Vecchioni ieri sera. Due sere fa. Cose. Quindi o mi dice che cosa ha detto Vecchioni due sere fa, oppure... Invenzione. L'arte è invenzione. Tutto il resto è scoperta. Io non sono d'accordo. Per me c'è un legame forte fra arte e scienza. È importante che torniamo con la mente quasi 20.000 anni fa, forse qualche anno in più, 25.000, alle grotte di Lascaux. L'arte inizia più o meno quando l'uomo inizia ad allevare gli animali, e inizia quando utilizza il fuoco per magari cuocere la carne, e inizia a conoscere sostanze come possono essere il carbone. Nelle grotte di Lascaux, con del carbone, inizia a disegnare, a rappresentare quello che vede, quello che sente, e utilizza terre, ocra gialla, ocra rossa, terra d'ombra. Sono in genere tutti composti di ossidi di ferro. E uno si domanda, avrebbe potuto farlo senza aver compreso realmente che cos'era quella terra? Sì, probabilmente avrebbe disegnato ugualmente, ma forse ci saremmo fermati lì, forse ci saremmo fermati alle grotte di Lascaux. Invece l'uomo inizia e innova, ricerca, inventa, ed è chiaro che poi escono delle opere d'arte come quelle che andremo a vedere, però c'è tanta ricerca e tanta scienza già a tempo degli Egizi, e questo proveremo poi a dimostrarlo. La stragrande maggioranza dei pigmenti che verranno utilizzati nel Medioevo, dei pigmenti sintetici, in realtà derivano da attività che
alchimisti o, chiamiamoli così, primi scienziati egiziani avevano già trovato. Ah, ogni volta io e lui combattiamo su un concetto: chi è l'artista che impersona lo scienziato che impersona l'artista più di ogni altro, perché arte e scienza in realtà non sono scisse o, se vogliamo, separate. La parola latina ars in greco è definita tecne, quindi ars e tecne sono la stessa cosa, ma tecne è anche la radice di tecnologia ed è molto vicina alla scienza. Quindi arte e scienza non sono separate, sono sempre state vicine. Lo scienziato e l'artista spesso fanno una cosa analoga, che è quella di scomporre la realtà e ricomporla. L'artista magari la ricompone su un dipinto, lo scienziato la ricompone dopo aver fatto una sintesi chimica piuttosto che una dimostrazione fisica. Allora, per me l'artista scienziato è Leonardo, non Leonardo quello dell'ultima fiction che non ci è piaciuto un granché, però il vero Leonardo. Il vero Leonardo che in alcuni casi rasenta la perfezione, che addirittura rispetto ai precedenti usa delle tecniche diverse spesso, perché lui è diverso, perché lui ha tempi diversi, tempi di riflessione diversi. Quindi per me è Leonardo. Io sono sicuro che, e ve lo faccio vedere, il nostro primo dipinto, quello con cui in genere iniziamo, è un dipinto di Leonardo, alcune volte è questo, altre volte è altro, stavolta lo hai scelto tu, e quindi questo è Leonardo. Vorrei sapere da te che cosa ne pensi di Leonardo e poi eventualmente se concordi con la mia idea. Beh, lo sai che io non è che concordi tanto, ma poi vi spiego perché. Allora, Leonardo, sì, effettivamente è facile, lui era uno scienziato, se lo diceva, quando va da Lodovico il Moro, 1483 a Milano, si fa il curriculum e scrive 10 punti e dice: allora io so fare un sacco di cose, so fare le architetture, le armi da guerra, le macchine da idrauliche, so fare un sacco di cose, e al decimo punto, l'ultimo, so anche dipingere davvero. Quindi lui non è che si considerava un artista, si considerava un ingegnere, uno scienziato, un architetto e quant'altro, però in realtà di tutte queste cose Leonardo non c'è rimasto praticamente nulla, ci sono soltanto i trattati, e l'architettura di Leonardo non le conosciamo, le sculture ce n'è una e chissà se è vero, io ci credo ma non tutti ci credono, ce n'era un'altra che poi i francesi ci hanno fatto un tiro a bersaglio, quindi non c'è più, e quindi chissà se era così tanto bravo come scienziato, per quale motivo non è rimasto nulla, forse perché era uno che tentava troppo, come il famoso affresco che poi affresco non è, no, la pittura murale del Cenacolo. Allora, ma in realtà è lui che effettivamente innova questo, perché abbiamo scelto questo dipinto, che è il battesimo di San Salvi, per chi non lo vede in fondo, torna a 1475 circa, lui ancora nella bottega di Andrea del Verrocchio, insieme dipingono questo battesimo, grazie. C'ho anche la valletta che è il rettore, quindi insomma, questo me lo posso scrivere nel curriculum mio, il direttore mi ha fatto la valletta, e quindi insomma nel 1475 lui era ancora nella bottega di Verrocchio, lavoravano insieme e per tantissimo tempo gli studiosi hanno detto: allora l'angelo l'ha fatto Leonardo, l'altra testa l'ha fatta Verrocchio, la mano chissà la fa, chissà chi l'ha fatta, ma si andava più chiaro dal punto di vista stilistico. In realtà oggi con la scienza siamo riusciti a capire effettivamente che cosa è successo. È successo che il disegno l'ha fatto tutto Verrocchio, perché oggi c'è una tecnica che si chiama reflettografia, cioè una foto a raggi infrarossi della tavola, quindi la luce passa attraverso il colore, rimbalza sulla preparazione e quindi si fa la foto al disegno, in sostanza. E il disegno è tutto unitario, l'ha fatto tutto Verrocchio, Leonardo non ha disegnato nulla. Poi però Cecilia Frosinini, che è insomma la direttrice dell'opificio delle pietre dure, quando ha restaurato quest'opera si è messa lì a vedere i pigmenti. Hai capito che le parti di Verrocchio sono tutte a tempera e quindi con la tecnica ancora, diciamo, medievale. Le parti di Leonardo sono tutte a olio. Nello stesso dipinto, questo piede è fatto a olio, questo è fatto a tempera, la mano questa è fatta a olio e quindi è Leonardo.
la testa dell'angelo è fatta a olio, questa è fatta a tempera e quindi è verrocchio. E ci sono tanti punti in cui due, probabilmente uno accanto all'altro, uno a tempera e l'altro a olio. Allora è lì che si capisce Leonardo che innova. È il primo probabilmente che porta la pittura a olio a... Se non sbaglio, anche nell'affresco lui cambia completamente la situazione rispetto al passato. Cioè l'affresco che è idrossido di calcio, che poi carbonata e tiene dentro i pigmenti e non rende necessario, diciamo, l'aggiunta di un legante, ebbene lui non utilizza le tecniche che utilizzavano gli altri, perché altrimenti non avrebbe avuto il tempo di colorarle, perché l'affresco deve essere fatto in giornata, deve essere fatto rapidamente, no? Asciuga immediatamente. Quindi che cosa fa? Lui utilizza l'olio. Sì, utilizza l'olio e sbaglia, perché il cenacolo, quello che vediamo oggi, è un fantasma di quello che doveva essere. E poi c'è la famosa vicenda del 1504, nella sala dei 500 a Firenze, quando da una parte Michelangelo la battaglia di Cascina e da una parte Leonardo la battaglia di Anghiari, si mettono lì a fare gli affreschi e Leonardo dà fuoco a tutto e quindi il cantiere smette lì, perché lui voleva utilizzare dei leganti a caldo e non c'è riuscito. Allora, infatti, secondo me, il vero artista scienziato, quello veramente figo, è Raffaello. Cioè, insomma, un po' perché per orgoglio regionale, ma poi soprattutto perché è Raffaello. E perché? Perché noi pensiamo che Raffaello sia il pittore più bravo di tutti, ed è la verità. Cioè lui credo che sia proprio il pittore senza errori, è una salute qualitativa dall'inizio alla fine della carriera. No, ma questo è un gioco che facciamo sempre, io devo essere bravo a prenderlo. Allora, c'è una tenuta qualitativa altissima per tutta la carriera e lui ha vissuto anche poco e quindi insomma gli è andata pure bene. È morto presto, quindi gli è andata bene, ma insomma ha fatto, ci ha avuto poco tempo per sbagliare. E perché lui è vero scienziato? Perché lui faceva l'architetto nelle pitture, lui faceva tecniche nuove nell'affresco, lui era quello che veramente ha innovato veramente tutto, lui faceva l'architetto. Questo, che è lo sposalizio della Vergine di Città di Castello, ora a Brera, in realtà è un modello famoso, cioè l'aveva fatto Perugino qualche anno prima, adesso sta a Caen in Francia, e che riprendeva un po' un'idea di Perugino, quella della Cappella Sistina, della consegna delle chiavi a San Pietro, con questa città ideale, no? Insomma, una congiuntura anche urbinata molto interessante. Raffaello qui cosa fa? Allora, cerco di spiegarvela velocemente. Se uno taglia... Perché c'è poi la prima domanda. La prima domanda, eccola, la prima domanda di chimica. Che cosa fa Raffaello? Taglia il dipinto a metà. Sotto è un quadrato, perfetto. L'arco è una centinatura che si scrive esattamente dentro il quadrato che è sotto, puntuale. Se dentro il quadrato noi facessimo un cerchio, quella linea nient'altro è che la pianta in prospettiva, anzi in assonometria, del tempio che lui ha messo sopra. E queste linee di costruzione del pavimento sono proprio le linee di costruzione dell'assonometria. Quindi lui, quando fa questo dipinto, costruisce un'architettura puntualissima, perfetta, matematica. E a che serviva? Serviva per far circolare l'aria all'interno del dipinto, perché il nostro occhio partecipi di tutto lo spazio in cui vivevano loro. Allora, qui era scienza, matematica, non sarà chimica, però è scienza. Ecco, questo me l'ha fatto per dispetto. Io non volevo questo dipinto, volevo la scuola di Atene, perché sulla scuola di Atene potevo parlare almeno 10 minuti io, invece no, parli 20 minuti tu su questo, su cui io non so assolutamente nulla da dire. Non so nulla che dire. Adesso io ti faccio la domanda: che cos'è questo? Allora, CaCuCO4 di la biacca. No. C'è qualche professoressa. Allora, vediamo un po'. Come si chiama? Come ti chiami? Egizia. Secondo allora, me c'è calcio. C'è il silicio. C'è il silicio. Cu è piombo. Ma non lo so. Il carbonato. No. È il blu egizio. È il blu egizio. Questo è il primo pigmento che sia mai stato preparato dall'uomo. E diciamo gli ultimi studi. Quella è l'azzurrite, yeah. Scusa, No, quello, il blu egizio è il primo pigmento ed è stato preparato dagli egizi e lo hanno utilizzato. C'è proprio un tema
il blu è uno dei colori più importanti, no? Poi soprattutto nel Medioevo o quello che noi chiameremo Rinascimento, il blu diventa il colore fondamentale per il manto della Madonna o per il cielo, e quindi è chiaro che devo trovare un blu che persiste, un blu che sia bello. Gli egizi fanno questa ricetta molto prima della nascita di Cristo, e questa ricetta viene utilizzata in parte ancora dai romani. È una prima ricetta chimica, in realtà mettono insieme proprio alcune delle sostanze che tu dici, cioè mettono insieme dei silicati, della sabbia, del calcio carbonato, fondono, fanno ossigeno. Devi studiare di più. Devi studiare assolutamente di più. Va bene. Però la cosa bella è che questa sappiamo dove sta, no? Certo. Questa sta Farnesina. A Villa Farnesina, la loggia di Galatea, Raffaello. E la cosa incredibile è che nella loggia di Galatea, diciamo in quest'opera di Raffaello, hanno trovato che l'azzurro è il blu egizio. Ed è strano, perché in realtà è Raffaello che si rimette evidentemente a preparare questo pigmento, perché non se ne trova, sono pochissimi i pittori italiani che in quel periodo fanno questo. E questa è proprio una delle caratteristiche di Raffaello, che preparava questi pigmenti con grande perizia all'interno della sua bottega, c'era una ricerca continua. Ma quanto costava il blu egizio? Il blu egizio costava decisamente meno di qualche altro colore. È chiaro che se tu non hai da spendere... Pensa che qui il committente ce l'aveva i soldi, eh? Qui il committente ce l'aveva i soldi. Però ecco... spesso Agostino Chigi, poi Bill Gates dell'altro, esatto, cioè, spesso l'uomo più ricco del mondo, spesso diciamo, spesso il committente era una persona ricca come Agostino Chigi, altre volte magari non c'era un committente così ricco come può essere ad Assisi, e quindi si mescolavano altri colori, ad esempio l'azzurrite, che è quella che abbiamo qua, questa è azzurrite. E quando invece uno è particolarmente ricco, come Enrico Scrovegni, uno dei familiari di Enrico Scrovegni, non so se l'hai detto l'altra sera, Giotto, Dante lo mette all'inferno proprio fra gli usurai. Enrico Scrovegni ha talmente tante risorse che... sei stato fortunato. La domanda non gliela faccio. Enrico Scrovegni gli dice: io ti pago molto, ma tu devi utilizzare questa sostanza qua, lapislazzuli. E la cosa interessante dei lapislazzuli, con cui poi si può produrre il blu d'oltremare, il blu lapislazzuli, è che rispetto a tutti i colori del tempo che contenevano che avevano colorazione blu, i lapislazzuli non contengono rame. Non contengono rame, ma questa purezza del colore è dovuta a questi atomi di zolfo che stanno in fondo e quanto che sono come incastrati all'interno di reticoli. E questo è estremamente importante, perché oggi noi sappiamo, ed è per questo che è vero che forse alcuni di questi artisti, questi pittori, non avevano la stoffa dello scienziato, ma noi sappiamo che i pigmenti, le loro colorazioni, la loro capacità di riflettere sono spesso dovute a quelle che erano le dimensioni delle particelle o alle caratteristiche delle particelle. La riflettanza del blu egizio, il blu egizio è una sostanza molto importante oggi, viene molto utilizzata in campo medico perché emette luce, emette luminescenza. E la sua capacità di emettere dipende dal fatto che le particelle hanno delle dimensioni ben precise e hanno delle caratteristiche ben precise. Io ci tengo spesso a raccontare questa storia, cioè il fatto che le dimensioni contano. Se la cellulosa prende fuoco, la nanocellulosa no. Quando siamo a misure nanometriche o micrometriche, noi abbiamo delle sostanze che hanno proprietà diverse. Quando loro fanno i pigmenti, questi pittori del 300, del 400, del 500, utilizzano delle tecniche e loro non lo sapevano, ma stavano producendo delle nanoparticelle, oppure utilizzavano delle nanotecnologie.
È incredibile se uno ci pensa, ma con questo loro riuscivano esattamente a produrre dei pigmenti fantastici. Quest'opera, che a me piace tantissimo, e di cui adesso ti lascio la parola per Giotto, hai 10 minuti, è un'opera anche da un punto di vista scientifico fondamentale, perché c'è la cometa di Halley. Dante rappresenta in questa adorazione dei magi la cometa di Halley. Giotto rappresenta la cometa di Halley. La cometa di Halley appare nei cieli nel 1301, è un evento di cui probabilmente si parlò moltissimo, e Giotto lo rappresenta. Giotto lo amo anche perché, come dico sempre a lui, Giotto è la prima persona che forse solleva per la prima volta lo sguardo verso il cielo e dice: guarda, il cielo non è oro, il cielo non è divinità, il cielo è azzurro. Eh sì, questa è la grandezza di Giotto in assoluto, oltre alla tecnica, lo stile e quant'altro. Cioè, Giotto è grande perché vola, Giotto, perché proprio da Assisi lui per primo nella storia dell'arte occidentale mette una storia realmente accaduta nell'affresco, la leggenda francescana di quelle storie di San Francesco, di un personaggio che le persone l'avevano conosciuto. Cioè, Giotto dipinge quelle cose intorno al 1290, i documenti sono piuttosto precisi. Allora, il committente Girolamo de Masci Niccolò IV, Papa Ascolano, il 14 e il 15 maggio del 1288 dice a Matteo d'Acquasparta: puoi prendere l'elemosina per fare gli affreschi della chiesa. Nel 1289 sappiamo che Jacopo Torriti, il primo che comincia, già era tornato a Roma, e quindi tra l'89 e il 90 cominciano Cimabue da una parte e Giotto dall'altra, e quindi non si scappa. 1290, nel 92 il Papa muore, quindi più o meno Giotto avrà finito anche lui i lavori in quegli anni. Francesco era morto da 65 anni, perché muore nel 1226, e quindi magari non tutti quelli che vedevano quegli affreschi, ma i genitori di quelli, Francesco l'avevano conosciuto, l'avevano visto ad Assisi, e in quelle scene si rivede Assisi, si rivede il Subasio, cioè le persone riconoscevano quella storia vera. Allora immaginate quando poi a Padova Giotto mette le storie di Cristo con il cielo atmosferico, con le architetture che si riconoscevano. Non è più una storia che si racconta, ma è la verità. Giotto racconta la verità, mette quello che lui vedeva, e quindi anche la cometa di Halley. Ed è questa la grandezza assoluta di Giotto. Lì cambia tutto, lì cambia veramente tutto. Forse il merito di San Francesco, che quando ha fatto il presepe di Grecia ha preso un bambino, l'ha messo nella mangiatoia e ha detto: questo è Gesù, no? E allora l'uomo del 200 ha rivisto la divinità, che non era più il Cristo Pantocrator, ma era un bambino che era nato sulla mangiatoia, no? Che insomma l'epopea francescana è questa sostanzialmente. E da lì Giotto è il cantore di quel mondo e diventa la realtà messa nell'arte. E allora ecco che il cielo diventa azzurro, ecco che torna la cometa di Halley, e soprattutto che ad Assisi no, ma a Padova sì, Giotto mette anche il moto degli animi, il bacio di Gioacchino e Anna che si incontrano alla Porta Aurea, no? Cioè, Gioacchino che prende il viso della moglie, la bacia, insomma, il limone durissimo, così. Perché? Ma perché quello è l'amore, perché quello è il moto degli animi, e prima non si faceva, prima non esisteva. E sempre più difficile. E siamo nel 1304. E Giotto effettivamente diventa il pittore più grande d'Italia. Insomma, la cosa stupenda è che lui, 1290, lavora tra Firenze e Assisi, poi va a Rimini, poi va a Padova, poi torna a Firenze. I quadri gli venivano bene? Allora, i quadri gli venivano molto bene. E cosa è che non gli veniva bene? Allora, la volevo raccontare quando abbiamo fatto Dante, però mi ha fatto promettere di non raccontarla, ma stasera la racconto. Pubblico. Allora, poi l'altra sera c'erano i ragazzi, stavamo in fascia protetta. Coluccio Salutati ci racconta una storia. Dante e Giotto si conoscevano. Tra fiorentini, Dante incontra Giotto e dice: senti Giotto, prima che tu mi spieghi questa cosa, dimmi, ma perché i quadri ti vengono così bene e i figli ti vengono così brutti? Perché Giotto c'aveva il labbro leporino e quindi i figli tutti un po' bruttini. E Giotto risponde: i quadri li faccio di giorno, ci vedo, i figli li faccio di notte, non ci vedo, mi vengono brutti. E questa c'è una novella che racconta questa cosa. Però sempre più difficile. AS2, S3, non lo so, io il sistema periodico mi ricordo il libro di Primo Levi, ma la tabella non me la ricordo. Guarda, allora il nome
il nome è particolare, anche se la sostanza è semplicissima. Vediamo se ci arrivi. I latini lo chiamavano Arrhenium. Ci siamo quasi. Il giallo. Ci siamo quasi. L'Arrhenium è l'orpimento. È un altro pigmento sintetico. È il giallo. Però l'Arrhenium è il giallo, quello che non è questo, insomma. Questo è Giotto, vero? Quello di Giotto? No, neanche. Questo è Giotto, però non me l'ha mandato Giotto, credo. Allora, è chiaro che questo pigmento sintetico viene più o meno prodotto nello stesso periodo in cui viene prodotto il lapislazzuli e così via. Quindi, non ho detto una cosa importante, c'erano le ricette nel Medioevo, c'è un libro, Cennino Cennina, ha scritto un libro, si chiama Il libro dell'arte, il libro delle ricette di come si facevano i pigmenti, e fino a tutto il 500 si sono usate le ricette di Cennino Cennini. Soltanto dopo, quando sono cominciato a scoprire un po' di cose, gli smaltini, la pittura a olio un po' diversa, dopo è cambiato, ma fino al 500 è Cennino Cennini. Però questo mi serve per... Questo non è Cennino Cennini. Mi serve per farti questa domanda, cioè, in realtà lo sai, ma Theo van Gogh e Vincent van Gogh prendono e partono da Parigi, e c'è questo pezzo bellissimo di Vincent che quando arriva ad Arles vede una casa tutta gialla e vede ad Arles campi di grano gialli e vede i girasoli, e lui capisce che non può stare più a Parigi, che deve muoversi, deve andare ad Arles, dove il giallo è di casa. Probabilmente Vincent van Gogh era malato di xantopsia, cioè una malattia che agli occhi che gli faceva vedere tutto molto ma molto più giallo di quello che era. Ma lui ama il giallo, ama il sole, e lo ama al punto tale che non uscirà l'orpimento, che oramai è caduto in disuso. L'Arrhenium, i romani sapevano che era tossico, lo facevano estrarre, l'orpimento lo facevano estrarre dagli schiavi, che tanto se morivano problemi non ce n'erano. Quindi lui non userà l'orpimento, anche perché l'orpimento non è quel giallo che lui vuole, non è il giallo vivo, certo, di cui lui ha bisogno. Lui usa un altro giallo, e adesso il gioco è sceglilo il giallo fra quelli lì e prendi quello giusto. Stavolta ci sei, è andato, è già, stiamo andando verso la sufficienza pian piano. Poi, siccome tre ne abbiamo fatti, a questo punto dovresti prendere anche gli altri due. Speriamo. Quindi, il giallo che lui usa è cromato di piombo. E il cromato di piombo è una delle sostanze che oggi sappiamo essere più pericolosa. C'è tutto il tema del cromo esavalente. Chi ha visto il film Erin Brockovich sa esattamente quante... che è stata la più grande class action che c'è mai stata, proprio perché il piombo e il cromato che vengono utilizzati in tantissime aziende americane, soprattutto nelle aziende che sviluppano sistemi che devono essere cromati, poi veniva riversato nelle acque, arrivava nelle falde acquifere e arrivava nelle case delle persone. Ma la cosa interessante, la cosa brutta, è che lui, siccome il giallo gli dà felicità e siccome il giallo è il colore che ama, il giallo lo mangia. Vincent addirittura prende questi tubetti di colore giallo, che chiaramente in quel momento erano fatti esclusivamente di cromato di piombo, che oggi è bandito e non viene più utilizzato per il giallo, e lui è come se volesse completamente colorarsi dentro, colorarsi il cuore, colorarsi lo stomaco, e ne mangia stufo. È probabile che anche il cromato di piombo sia stata una delle cause che lo hanno portato ad una morte rapida. Non sappiamo se lo ha portato a una pazzia maggiore di quella che forse già aveva, ma la tendenza di un pittore a volte a mangiare colori non è una
tendenza, diciamo, di pochi. E passiamo con questo ai girasoli. Dopo ti do la parola subito, solo per dire che il cromato di piombo è fotosensibile. A seconda della quantità di zolfo che è presente in questo pigmento, quando la luce irradia i girasoli, si può formare un deposito di nero, chiamiamolo così, quindi può annerire. Ed è per questo che oggi spesso vediamo, no, che non possiamo neanche far foto nei musei, proprio perché hanno visto che la luce di un flash può danneggiare colori fotosensibili come quelli di girasoli. Questo è uno delle sette pitture di girasoli di Van Gogh. A me piace particolarmente perché in questo accoppia il giallo del girasole a questo meraviglioso blu. E sì, qui ci sono due problemi. Intanto, come si fa a restaurare Van Gogh? Questa è una reazione chimica. Il giallo, che è fotosensibile, cambia colore col passare del tempo, e noi lo sappiamo come era fatto questo giallo intorno al 1890, quando lo ha dipinto questi girasoli. E quindi, se dobbiamo restaurarlo, questo è un problema, è un grande problema, insomma, del moderno restauro. Allo stesso modo, si potrebbe dire, c'è un artista che si chiamava Umberto Peschi di Macerata, lui faceva la poetica del tarlo: a un certo punto prende un pezzo di legno e ci mette i tarli dentro. Certo, i tarli si mangiavano il legno, e come lo restauro? Se il tarlo muore ci rimetto il tarlo, o quando finisco il legno rifaccio il legno? Cioè, come lo restauro? E Van Gogh più o meno il problema è quello, cioè come andiamo avanti? Però questo saranno i chimici che ce lo diranno, se si riesce a restaurare. Fa ognorri, chimico. Va bene. Allora, no, Van Gogh chiaramente è forse uno degli artisti più noti del panorama totale. Perché l'abbiamo scelto? E poi fare una chiosa anche sulla scelta di questi artisti, per quale motivo. Ma soprattutto perché vogliamo togliere un po' di questa sacralità, no? Vogliamo dire proprio che sono artisti che comunque erano artigiani, che lavoravano con le mani, che avevano una vita. Voi sapete perché ci faceva i girasoli Van Gogh? I girasoli da dove vengono? Girasoli, lui stava in Provenza, stava a casa con Gauguin, a un certo punto Gauguin parte e tardava il ritorno. E allora lui, che era innamoratissimo di Gauguin no... Insomma, allora cosa faceva? Andava nel campo, raccoglieva i girasoli, li metteva in un vaso e li dipingeva, perché loro appassivano. Il quadro non sarebbe appassito, erano i girasoli per Gauguin, i girasoli per il suo amore. Allora capite come funziona, no? Come questa malinconia infinita che sono dentro i quadri di Van Gogh, in realtà è il suo moto dell'anima, è il suo essere. Allora diventa ancora più grande, non è soltanto bellezza, ok? È comunicazione, diventa ancora più grande. E soprattutto Van Gogh, che non è un impressionista, è un post-impressionista, prende quella cultura e l'impressionismo della materia e la mette ancora più forte. Ci sono dipinti come quello del cielo, che è spesso 3 centimetri, sono 3 centimetri di materia. Per lui il colore era espressione, il colore era anima, era arte, quindi era amore. E quindi ecco che viveva direttamente con il colore, se lo mangiava ma lo usava. Così, soltanto l'ultimo Tiziano era così, che dipingeva con le mani sulle tele in questo modo. In sostanza, ecco, Van Gogh è grande anche e soprattutto per questo. Niente, prima siamo scordati una cosa. Ci siamo scordati, non so, forse non, nel filo del discorso non ci andava. Se dovessi colorare qualcosa di rosso, che cosa utilizzeresti? Ah, il rosso, allora, il cinabro. Il cinabro, che sarebbe diciamo la sostanza naturale che trovi, in realtà, no? Sì. Oppure la lacca, il kermes. Allora, sinteticamente, il cinabro come lo produci? Come si chiama? Sì. Col mercurio. Quindi prendi il... Ragazzi, voi non sapete. Opla! Non è questo. Il mercurio si chiama idrargirium e inizia con la H. Con la H, non lo trovo. H. Era coperto! Non è allora. Vero, era coperto. Allora, quindi il rosso è uno dei colori. Allora, intanto tu lo sai perché si chiama vermiglione? No, lo chiamano vermiglione perché proprio, invece in parte lo hai già detto, il rosso fino a poco tempo prima veniva utilizzato esclusivamente quello da parte di insetti, di, certo. Come le cocciniglie. E quindi come dei piccoli vermi,
Allora, siccome riescono a produrre un rosso che assomiglia a quello della cocciniglia, diciamo, e lo fanno facendo reagire questo mercurio e zolfo, e ottengono il solfuro mercurico, che è appunto vermiglione. Questa è una preparazione alchemica molto importante, perché il mercurio e lo zolfo in realtà rappresentano un po' l'uomo e la donna, rappresentano un po' la formazione della coppia, e quindi da un punto di vista, diciamo, simbolico, alchemico, è chiaramente la produzione di vita. Allora, del rosso vi dico una cosa che ho imparato nel 2005, no, sono mezza pagianata, però nonna il liquore per i dolci lo chiamava Archemuse, come tutte le nonne marchigiane, invece è Alchermes, perché viene dal Kermes, che è la vacca da cui si produce il rosso dei dipinti. Io l'ho scoperto a un convegno su Sanno di Pietro a Siena nel 2005, me l'ha detto Luciano Bellosi, quindi per me insomma sta cosa è stata stupenda. Allora, no, chiaramente il rosso, e soprattutto Raffaello che comincia a utilizzare questo rosso di cinapro profondissimo, non tanto nell'affresco, sì, assolutamente, perché questo affresco soprattutto è tutto messo a secco, questo rosso, perché chiaramente sono cose chimiche che si legano male con la calce e bisogna metterlo a secco. Ma nel, per esempio nel ritratto per Giulio II, non so se ce l'avete presente, il grande ritratto di Giulio II fatto nel 1512, lui morente, Giulio II, questo suo papa amico, e fa questo rosso profondissimo perché serviva a dare ancora più profondità all'immagine, alla scena. Lì una roba stupenda. Quando muore nel 1513 lo espongono in Santa Maria Maggiore e la gente scappava via perché sembrava che vedessero il fantasma di Giulio II. Ma come è morto, il corpo come fa a stare lì? Perché Raffaello, con questi rossi super profondi, così spaziali, riusciva a dare una lettura diversa. Poi voi pensate, adesso questo mi dipinge di bianco, no, voi pensate, ma come fanno a capire, che come fanno a confondersi, no, che un quadro dall'immagine vera? Ma noi siamo abituati all'immagine, loro no. Noi abbiamo le foto, i cellulari, i giornali, gli specchi. L'uomo del Cinquecento non ce l'aveva queste cose, per loro era difficile anche vedere la propria immagine riflessa, bisognava avere un pezzo d'argento in casa per avere uno specchio, e loro non ce l'avevano, e allora l'immagine era molto più potente rispetto a quella che è per noi oggi, perciò il dipinto, il ritratto, significava la persona vera. E il rosso, questi rossi di Raffaello servono proprio a quello. Anche Leone X, insomma, il ritratto di Leone X è fatto così. No, quando mi guarda così mi preoccupa, perché mi preoccupa tantissimo. Allora chiudiamo. Allora facciamo una domanda. Abbiamo fatto Leonardo, Giotto, Raffaello e Van Gogh. Chi manca? Eh certo, Caravaggio. Sì. No, allora lo dico adesso, posso dirlo adesso? Poi chiudiamo. A voglia, no. C'è tanto da parlare. Caravaggio c'è almeno 20. No, voglio dire, perché abbiamo scelto questi nomi? Perché sono un po' ruffiani. No, perché più o meno sono immagini che conosciamo tutti. Ma in realtà la retorica della bellezza, cioè la bellezza ci salverà, non è vera. Cioè non è vero proprio. Cioè la bellezza non ci salverà per niente. Perché se la bellezza oggi che si fanno le mostre soltanto su Van Gogh, Caravaggio e Leonardo non ci salverà, che cos'è che ci salverà? Lo studio. Perché è con lo studio che allora ci accorgiamo che in questa chiesa qua ci sono dei dipinti meravigliosi e c'è un pulpito in Duomo che è meraviglioso. E allora ci accorgiamo che se uno va a San Filippo c'era Guido Reni, non c'è più, cioè, però insomma c'era Guido Reni, uno va al Louvre e poi capisce che viene la Fano. Oppure se uno va a Macereto e vede Simone de Magistris e si emoziona. Allora è quella la bellezza che ci salverà, non è soltanto Caravaggio, anche, sì, d'accordo, grazie, ma non è quello. Noi abbiamo scelto questo perché serviva per farci una lezione, perché abbiamo tanti, tanti dati scientifici che io non conosco e Claudio me li butta sul piatto tutte le volte, ma che ci parlano di questi dipinti. Però sarebbe da farlo su Andrea Lilli di Fano, su i Morganti, no, forse quelli non se li meritano, troppo brutti, però insomma sul nostro territorio, su queste cose. Allora non ci salva la bellezza, ci salva lo studio. Basta. È più russiano di Pippo Civati, per chi stava in piazza l'altra sera. Verità assoluta. È più russiano di Pippo Civati. Allora, Caravaggio. Allora, Caravaggio. Beh, Caravaggio. Di Caravaggio dovremmo parlare tanto. Intanto, io ho spennellato che cosa? Il bianco. Il bianco. Se c'è una cosa che tutti noi notiamo tutte le volte che vediamo un dipinto di Caravaggio è
la luce di Caravaggio. E per far questo lui usa che cosa? La biacca. Questa è la biacca. E adesso trova la biacca perché sta sotto al tavolo. E sta sotto al tavolo, non ci arriva. La biacca. Che cos'è la biacca? È un ossido di piombo. No. Non è. Ecco, è un solfato di piombo. Allora, beh, aspetta che controllo. Non è possibile. È la terza volta che è un carbonato di piombo misto con idrossido di piombo. Un carbonato basico di piombo. È facile. Un carbonato basico di piombo. Un carbonato basico di piombo. È una delle ricette più belle. E anche questa addirittura arriva, questa ricetta, dagli assiri babilonesi. Pensate che riescono a produrre questa sostanza, la biacca, che anch'essa oggi non può essere utilizzata, perché il piombo, lo abbiamo già detto, è nocivo, è tossico. Il piombo, che alcuni attribuiscono, sapete, anche addirittura alla fine dell'impero romano, viene attribuito al fatto che le loro condutture fossero fatte col piombo. Questo, diciamo, potrebbe essere una concausa, sicuramente non la causa principale, però la biacca oggi non può essere utilizzata. La biacca si prepara in questa maniera: si fanno delle striscioline di piombo, questa è la ricetta originale, e si ponevano queste striscioline in un recipiente chiuso dove c'era addirittura del letame e dove c'era del vino. Perché la presenza di acido acetico, di aceto, e la presenza di anidride carbonica trasformava il piombo metallico in questa sostanza bianca, e dopo un po' proprio si notava all'interno di questo recipiente una meravigliosa polvere, erano in realtà dei fogli di bianco arrotolati attorno a dei rametti, a delle asticelle. Una ricetta poetica. Pensare che una delle cose più importanti per la pittura, fondamentali, perché se non ci fosse questo bianco nessuna opera di Caravaggio sarebbe oggi quello che è, per come dipingeva Caravaggio, per quelle che erano le tecniche e le metodologie che utilizzava Caravaggio. Sul bianco te la rimetto poi questa, perché questa è troppo bella per non essere descritta da Alessandro. Ma no, mettiamole tutte e due. Adesso iniziamo con questa, perché Caravaggio, oltre all'utilizzo della biacca, lui intanto parte dal nero e butta giù il bianco, no? Piano piano lo fa lentamente, ma ecco, per fare opere come queste lui è il primo fotografo della storia. La sua stanza dove pittura è una sorta di camera oscura. Ha fatto un buco nel soffitto da cui entra la luce, attraverso un sistema di specchi fa sì che l'immagine vada immediatamente sulla tela. Voi dovete immaginare che siamo nel 1600 e che non solo per questo, ma anche per le altre, no? Questo è il 1599, ma in quel periodo le lenti, gli specchi, non erano della qualità che abbiamo oggi noi, quindi è chiaro che l'immagine che va riflessa sulla tela è diversa rispetto a quella che è l'originale. Quindi arriva che il braccio è storto, che il braccio è grande, che il braccio destro sta avanti al braccio sinistro, anche se nella posizione in realtà è l'inverso, quindi commette degli errori, ma non c'è un errore che inficia l'opera di Caravaggio. Dicono, ed è probabile, perché sicuramente anche lui era un ricercatore, anche lui era un inventore, che per dipingere di notte e quindi non avere l'influenza della luce del sole, lui poneva sulla tela delle sostanze luminescenti che quindi mandavano via la luce direttamente dalla tela. Alcune volte macinava addirittura le lucciole, altre volte utilizzava proprio il mercurio. I sali di mercurio sono stati ritrovati, credo, all'interno di diverse tele di Caravaggio. E siccome ormai hai messo anche il San Giovanni, che se l'avessimo fatto ieri era la morte sua, esattamente, nel vero, no? Nel vero senso della parola, perché è il San Giovanni. Anche l'illuminazione della stanza dove l'opera viene collocata è studiata. Pensate che questo sta a Malta, La Valletta.
e esattamente dove sta posizionato, la luce entra da una parte e colpisce di volta in volta uno dei personaggi, uno alla volta, come se stessero, e poi questo ce lo dirà fra un po' Alessandro, su un palcoscenico. Quindi noi spesso combattiamo con Alessandro, perché da una parte c'è il discorso del fotografo e dall'altro c'è il discorso del palcoscenico, e ha ragione lui, quindi c'è poco da fare, lui è lo storico dell'arte. No, hai sempre ragione. La cosa che ci piace di forse questa è una cosa che piace a me raccontare, che su Caravaggio hanno scritto tante leggende, e una delle leggende che ci piace smentire, a questo punto ne siamo certi, su questo ne siamo, che lui non fugge da Roma perché ha ucciso una persona, è un incidente, probabilmente deve andare via da Roma, ma non ci sono stati processi contro Caravaggio, e quindi non c'è stato assolutamente alcun processo, e c'è tutta una parte della storia di questa persona che invece dimostrava, sicuramente particolare, ma dimostrava una grande fede. C'è tutto un turbamento interiore che è raccontato negli scritti dell'epoca. A te la parola, Ale. Se tutta colpa di Giovanni Baglione, che lo odiava e che quindi quando ha scritto La vita ne ha detto tutti i colori, vero Tommaso? Solo il bianco. Giovanni Baglione, che tanto ha lavorato anche molto nelle Marche, ma lo odiavano tantissimo. Allora, il bianco, perché viene fuori così tanto il bianco dei dipinti di Caravaggio? C'è un motivo stilistico, quindi quello che viene utilizzato la bianca, ma un motivo tecnico, cioè che tutti gli altri colori col tempo sono ossidati, il piombo non ossida. Un po' sì, però è molto più resistente. E quindi il bianco rimane. Anzi, quando noi prendiamo la Maddalena della Doria Pamphili, che è un dipinto, una bellezza incredibile, in realtà questa è quasi una larva. Cioè lo stato di conservazione è quasi compromesso, sembra un lenzuolo di lino di quanto ormai è diventato consunto, eppure il bianco è fortissimo, perché col tempo i vari passaggi dei restauri, il tempo stesso, c'è un quadro che hanno 400 anni, io ce n'ho 44 e sto messo peggio, per dire, e quindi insomma il tempo li ha rovinati tranne il bianco. Allora ecco che da un lato Caravaggio rimane così forte proprio per un motivo tecnico. Pensare che abbiamo iniziato a fare questa cosa che ce n'avevi 37, è vero. E stavi pensando di morire, eh? È vero, a 37 anni stavo pensando di morire, sapete perché? Questa se la racconto così. Allora succede che, mi sembra la puntata da Claudio, chi è un vero genio muore a 37 anni. Lo dice, no, c'è una teoria specifica, una teoria tedesca, che viene ripresa anche per Raffaello. Allora, dopo 18 anni e 6 mesi, la Luna è esattamente nella stessa posizione in cui era quando siamo nati. Quindi chi è un vero genio, dopo 18 anni e 6 mesi c'è l'epifania, si dimostra. Dopo un altro giro di luna, il vero genio ha finito e quindi muore. Tanto che Raffaello nasce e muore lo stesso giorno, il giorno del suo 37esimo compleanno. Ma anche Van Gogh, Lord Byron, Wagner, Mozart, Leopardi, tutti morti a 37 anni. O giù di lì. Voglio dire, allora, che se uno muore a 74 e 111 vale lo stesso. Vale lo stesso. E infatti, ma forse vale. Allora io quando ho letto questa cosa e l'ho detto a Claudio, ho pensato, io 18 anni e 6 mesi che facevo? Ero sicuro che non sarei morto a 37. E infatti sono andato liscio, perché proprio genio assolutamente no. Ma torniamo a Caravaggio. Allora, e quindi il bianco, diciamo. E poi il bianco gli serve perché questa luce è fortissima. A noi nei libri ci dicono che Caravaggio racconta la realtà. Non è vero. Non è vero. Caravaggio non racconta quasi mai la realtà. Racconta il naturalismo. Ha detto quasi, racconta il realismo, non la realtà. Perché Caravaggio è un uomo del barocco. Allora, tornate a casa e vi ricordate una cosa, spero vi ricordiate questo. Il Rinascimento è realtà, il barocco è teatro. E quindi Caravaggio è teatro. Tutto quello che fa Caravaggio è teatro. I palcoscenici, le fotografie. La Madonna dei Palafrenieri. La Madonna dei Palafrenieri, quella è teatro. La Vergine che muore e che era una prostituta morta nel Tevere, e comunque quei tendaggi dietro, quello è un sipario, quello è teatro. Questo è teatro, San Matteo, la vocazione di San Matteo. C'è una finestra, eppure la luce arriva da un'altra parte, perché era luce divina, ma probabilmente sarà stato un braciere che Caravaggio aveva acceso nel suo studio per studiare dove veniva la luce. E quindi è soltanto teatro. E allora il teatro scuro a Roma nel 600, e sì che il 600 era un secolo scuro, non il 300, questo l'ho detto anche l'altra sera, ma lo ridico,
cioè qui nel 600 era un freddo cane, c'era una mini glaciazione in corso in quel momento, tra metà 500 e 700, fino alla fine del 700 è stato un freddo cane in Europa, nel 200-300 no, era caldo, si erano sciolti i ghiacciai sugli Appennini, quindi insomma. E qui i teatri erano scuri, erano di notte, e allora Caravaggio fa il teatro esattamente come questo. E la Maddalena, Maddalena me l'abbiamo persa, voi l'avete vista, perché c'è una figura sola, singola, nel nulla? Con tutti gli ammennicoli per terra, i suoi gioielli strappati e il suo sguardo così malinconico, perché è il 600, perché è la malinconia, perché è un mondo che è finito, perché la grande ricchezza di Roma, della Chiesa, è finita. Allora tutta la crisi di quel momento politico e sociale, gli artisti come la rappresentano? Con figure da sole, che pensano su loro stessi. Allora tutta la serie dei grandi San Girolami, le figure che vanno nelle chiese scure, barocche, piene di stucchi, uno vede la figura di santa da sola in mezzo, così come la Maddalena di Caravaggio. Ecco, allora capite la crisi come viene intesa, e lui ci racconta come se fosse a teatro proprio quel grande momento storico. E per questo forse credo che Caravaggio sia il più grande del suo tempo, per questo. Poi la tecnica, insomma, la bianca e quant'altro anche. Allora, stiamo per concludere. C'è un'opera che non abbiamo portato. Io questa non la so. E non l'ho portata volutamente. Ed è un'opera di Caravaggio. È l'opera per cui siamo qua. Aspetta, devo leggere una cosa. Lo so, quella slide. Non l'abbiamo portata perché è il motivo per cui siamo qua. Il motivo per cui siamo qua è perché l'arte va valorizzata, l'arte va assolutamente portata nelle piazze, la bellezza deve essere di tutti. Ed è per questo che l'opera che volevamo portare, che invece non c'è più, è un'opera che è stata rubata, che forse è stata per anni e anni dentro la sala da pranzo di Totò Riina, piuttosto che dentro la stanza da letto di qualche altro mafioso o così via. È un'opera che era di Caravaggio e che oggi, grazie ad una ricostruzione su una foto, è possibile vedere il luogo originale ed è possibile ammirare quella bellezza che però non è l'opera di Caravaggio. Ed è per questo che non l'abbiamo portata, perché non c'è. È un'opera che non c'è. La bellezza è di tutti, la bellezza deve essere vissuta nei luoghi in cui essa è stata concepita, deve essere alla portata di tutti, deve essere spiegata nelle scuole, deve essere portata continuamente nei licei, ma deve essere materia di università anche per quei corsi di laurea che non hanno storia dell'arte, perché è l'unica cosa che probabilmente ci cambierà. E questo ce lo dice Leonardo Sciascia e ce lo dice Alessandro attraverso l'articolo. Questo è un editoriale che è uscito nel 1969, il giorno dopo del furto del Caravaggio di Palermo, ed è il ritaglio originale esposto in quella chiesa. Io quando l'ho visto non ho potuto fare a meno di fotografarlo e portarmelo sempre dietro con me, perché in quel momento tra l'altro facevo un'esperienza anche diversa di vita, facevo il sindaco di una città terremotata, e allora mi sembrava quasi necessario leggerlo sempre, è cortissimo, ve lo leggo. Sono sempre stato dell'opinione che l'Italia, cioè lo Stato, gli enti locali e ogni altra pubblica amministrazione, dovrebbe rinunciare totalmente e definitivamente alla custodia e manutenzione delle opere d'arte e anche dei manoscritti e dei libri rari. Non potendoci permettere il lusso di regalare quadri, manoscritti e libri a quei paesi e a quelle istituzioni che sanno ben conservarli e proteggerli, si potrebbero fare delle grandi aste, che certamente frutterebbero quanto basta per portare tanta gente delle baracche alle case e per risolvere il problema idrico di tanti paesi meridionali. E l'effetto sarebbe così doppiamente proficuo, che risolveremo problemi altrimenti insolubili a quanto pare, e ci assicureremo della sopravvivenza, non importa in quale altro paese del mondo, di opere destinate in Italia al trafugamento o alla distruzione. Ma questa soluzione, che è tanto sensata e ovvia, da parere paradossale, si oppone naturalmente l'orgoglio nazionale, che è un sentimento del tutto alieno dalle cose concrete e che si appaga di parole e svanisce. L'Italia è il paese dell'arte, ma le opere d'arte badano in malora. Ancora una volta,
dobbiamo malamente constatare che questo non è un paese civile, non lo è nelle baracche dei terremotati degli immigrati a Montevago, come nelle periferie torinesi, non lo è nella conservazione e custodia delle opere d'arte e delle testimonianze storiche. Sembra che non ci sia relazione tra un Caravaggio facilmente rubato a Palermo e una famiglia costretta a vivere in 6 metri quadri di baracca. E invece c'è, precisa e assoluta. Se il baraccato costituisse effettivamente preoccupazione, uguale preoccupazione costituirebbe il Caravaggio San Lorenzo, la Zissa Sabbioneta e il disegno di Leonardo. C'è un'interdipendenza, un legame d'ordine, del solo vero ordine che un paese civile dovrebbe tenere. Leonardo Sciascia. Buonasera a tutti, buon passaggio e continuate ad amare l'arte. Grazie. Grazie. Grazie a tutti per aver partecipato in queste 5 giornate fantastiche con l'arte, con l'Università di Camerino che viene a trovarci tutti gli anni sempre con grandi novità e vi diamo appuntamento all'anno prossimo, sempre qui. Buona serata a tutti, buon proseguimento con l'ultima serata in generale di quest'anno.